Ciao a tutti cari basswalkers, sono sempre Davide, siamo sempre sul mio canale e continuiamo a parlare di bassisti del rock, bassisti che hanno fatto la storia del rock, ma oggi vorrei farlo in maniera un pochino diversa dal solito, un po' più particolare, perché non so se l'avete letto, la notizia sta spopolando da qualche settimana ormai in rete. Pare che finalmente i Judas Priest verranno inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Quindi, cosa comporta questo? È un'occasione per parlare di una delle band più importanti della storia del living metal. Anzi, una delle band che Livimetta l'ha creato in realtà, perché sappiamo benissimo che la band nasce tra la fine del 69 e l'inizio del 70, quindi molto prima di tante altre che poi ne hanno fatto la storia e di conseguenza è obbligatorio dire che ne sono stati un po' i pionieri, che sono stati tra i primissimi a portare nel mondo questo genere. E data la loro importanza, vorrei oggi soffermarmi, come sempre, giustamente sul loro bassista, ovvero il grande Jan Hill. Attenzione, io dico grande perché personalmente lo ritengo un uno dei più grandi bassisti rock per quello che ha fatto, per quello che ha fatto la sua band. In realtà sappiamo che spesso è un po' distrattato, come tutti quei bassisti che nel rock il più delle volte eh, si limitano tra virgolette a suonare delle parti semplici, lineari, in ottavi o con qualche figura ritmica diciamo non particolarmente rilevante. Di Ian Hill non abbiamo da descrivere chissà quale tecnica particolare come abbiamo fatto magari per Gaddy Lee ad esempio o per Chris Squire. Eh, Ian Hill è semplicemente un bassista che fa il suo, la persona giusta, nel posto giusto che tra l'altro magari inizialmente dava anche qualcosa di più sui primi dischi magari le sue parti erano un pochino più complesse poi da un certo punto in poi diciamo si è un po', passatemi il termine, appiattito il suo modo di suonare ma perché questo era quello che era funzionale ovviamente alla band e ritengo che questo debba essere comunque il ruolo del bassista in generale quindi allora cosa facciamo oggi? la parte storica la vorrei dedicare intensamente a tutta la band, quindi ripercorriamo un po' quelli che sono stati i Judas Priest dalle origini fino ai giorni d'oggi. Perché la band è tuttora in attività pur avendo cambiato diverse formazioni, ma Yanil c'è ancora ed è ovviamente membro fondatore, quello che è rimasto lungo tutta questa lunghissima car carriera che ormai dura da più di 50 anni. In effetti. Perché se partiamo dal 70, siamo nel 2022, facciamo un po' i conti. Insomma, ci rendiamo conto di quanti anni, da quanti anni esiste questa band e da quanti anni Yanil ne è il protagonista agonista assoluto. Quindi ripercorriamo la storia e poi cerchiamo comunque di analizzare un minimo anche il suo stile bassistico. Judas Priest band inglese che si forma a Birmingham tra la fine del 1969 e l'inizio del 1970 a detta proprio di Ian Hill il nucleo originale della band è stato formato nel 69 ma con degli elementi appena diversi diciamo che con la formazione con cui sappiamo poi che è stato realizzato il primo disco bisognerà attendere il 1970 è sicuramente quella di Judas Judas Priest una delle band più influenti della storia del metal, dobbiamo dire che il nome deriva da una canzone di Bob Dylan, The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest, il loro primo contratto lo firmeranno nel 74 con la Gull Records e nello stesso anno registrano anche il loro primo album che però non sfonda, Rock and Roll la poi è stato ripreso, è stato ripubblicato anche in seguito, ma non è mai stato considerato uno dei dischi migliori della band. Dopo la realizzazione del disco c'è un primo cambio di batterista, Cosa che poi sarà abbastanza comune, diciamo, ne cambieranno parecchi nel corso degli anni. Comunque, entra Alan Moore e si esibiscono nel 1975 al Reading Festival. Nel 1976 poi pubblicano il secondo album Sad Wings of Destiny, che diventerà effettivamente il manifesto del nascente genere del heavy metal grazie a brani che sono entrati nella storia di questo genere, come ad esempio la mitica Tyrant. Da lì a poco molleranno la Gall Records, rea di non pagarli sufficientemente per passare alla CBS con cui registreranno il nuovo album con la collaborazione tra l'altro di Roger Glover nei panni di produttore e soprattutto con Simon Phillips come batterista quindi ecco qui il secondo batterista Simon Phillips in realtà si limita a registrare il disco da turnista ma avrà comunque il merito di introdurre nel sound della band la doppia cassa cosa che ai tempi non era così usuale una volta realizzato il disco scene after scene in tour al posto di Phillips arriverà Les Binks batterista che inciderà anche il seguente album, Stained Class, primo disco di successo della band, soprattutto in America. Questo è anche il tour per cui Judas Priest adotteranno quel classico look abbigliamento con cui tutti li ricordiamo, capi in pelle, borchie, catene, che inizialmente sarà un po' la loro immagine caratteristica poi di lì a poco diventerà in realtà il simbolo di tutto il movimento metal. Realizzano anche tra l'altro da questo tour uno dei primi dischi live nella storia del metal, Unleashed in the nel 1980 nuovo cambio di batteria. Entra Dave Holland Ex Trapeze e pubblicano British Steel. Quest'album diventa subito un simbolo della band ed è quello che contiene, tra le altre, la celeberrima Breaking the Law. Nel tour che ne segue ad aprirgli i concerti, ci sarà una giovanissima nuova band inglese metal, gli Iron Maiden. Siamo nel 1980. Da qui in poi arriveranno un po' di anni abbastanza tormentati. Diciamo che un disco non riuscitissimo. Of entry. Poi prime contestazioni da parte di associazioni perbeniste, soprattutto americane, che accusano la band per alcuni testi che a loro dire hanno riferimenti sessuali espliciti e anche un album ritenuto dai fan storici troppo pop come sonorità, stiamo parlando naturalmente di turbo, che però in realtà sarà quello dal punto di vista commerciale decisamente più azzeccato. Tempo di qualche apparizione live di cui alcune memorabili come quella dell'Ivade del 1985 e si cambia nuovamente batteria. A questo punto la band però avrà ancora problemi di carattere etico. Questa volta verrà accusata di istigazione al suicidio per via del gesto estremo di due ragazzi che citeranno nella lettera d'addio proprio Judas Priest come ispiratori del loro estremo gesto. Usciranno vincitori dalla causa che ne seguirà e pubblicheranno a questo punto uno dei loro dischi, diciamo, più conosciuti, più famosi. Stiamo parlando di Painkiller del 1990. Alla fine di questo tour, però, Halford per diversi motivi, tra cui probabilmente anche il fatto che è rimasto parecchio sconvolto da quanto accaduto, decide di mollare la band. Il nuovo cantante sarà Tim, detto Ripper Owens, che viene reclutato in un modo abbastanza, diciamo, romantico. Scott Travis, batterista che nel frattempo ha sostituito Holland, si ritrova tra le mani una registrazione di una cover band Judas e nota subito le doti di questo cantante. Lo propone agli altri che, è impressionati, gli concedono un provino. Quindi questo cantante si ritrova nel giro di pochi pochissimo tempo dall'essere un fan sfegatato leader di una cover band a essere direttamente il frontman della sua band preferita. I due dischi che realizza con loro però non sono esattamente un successo e sono quelli che dividono anche un po' i fans e faranno calare decisamente le vendite. Si deve arrivare al 2003 quando dopo diversi tentennamenti Halford sarà convinto a rientrare nella band e ci resterà fino al giorno d'oggi. Finalmente quest'anno la band avrà l'onore di essere inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Cosa dire di lui che è sempre rimasto un po' diciamo all'ombra? Perché comunque stiamo parlando di una band con un cantante come Robert Alford, che naturalmente è un punto di forza e anche i due chitarristi che con i loro riff che si incastrano le doppie voci, i soli pazzeschi, sia dell'uno che dell'altro. Batteristi che sono cambiati mh, delle diverse formazioni, ma sempre elementi di altissimo livello. Lui è sempre stato un po' in disparte. Diciamo che magari inizialmente, ecco, sui primi dischi possiamo notare qualche parte un pochino più interessante. Pensate anche banalmente a quella di Tyrant eh, che è un pochino più divertente, probabilmente proprio per scelte stilistiche, tende a fare, tra virgolette, sempre di meno, quindi le sue linee risultano essere molto, molto semplici lineari ma comunque efficaci. Cosa dobbiamo dire del suo stile? Prima cosa, come suona con il plettro? Ha alternato plettro e dita nei primi 4-5 dischi. Poi, da un certo punto in poi, diciamo più o meno dagli anni 80, lo vediamo esclusivamente suonare col plettro sia nei live che si vedono. Comunque sappiamo che anche sui dischi. Comunque lo utilizza. Quindi, quello è il suo suono. Tendenzialmente, il suo pattern preferito è quello degli ottavi, quindi toniche ottavi, toniche ottavi alternati di tanto in tanto alle toniche che vanno a seguire delle ritmiche che sono quelle delle chitarre, quindi attenzione perché in realtà quando sentite alcuni brani con le ritmiche di chitarre magari parecchio impegnative, ecco, non è semplice imitarle, suonarci sopra preciso e perfetto, quindi comunque anche questa può essere considerata una difficoltà che dà uno parecchio tiro ai brani e due li caratterizza anche proprio il sound, quindi questa è la prima cosa che dobbiamo notare. Quando non sono ottavi o non sono unisone con le chitarre, magari sono comunque delle ritmiche Particolari mi vengono in mente alcune cavalcate, alcuni sedicesimi, alcune parti appunto con delle ritmiche che non sono né uno né l'altro. E lui tende comunque a suonare sempre questa ritmica incalzante, sempre sulle toniche degli accordi, pochissime quasi zero note di passaggio, ma molto, molto tiro. Una ricerca che potete fare in rete: ho notato che se ne trovano parecchio. Sono le sue tracce isolate, provate ad ascoltarvele perché magari nascoste nel mix noi notiamo proprio questo unisono costante. In realtà, spesso ci infila delle cose particolari e, soprattutto, potete notare più da vicino come non è semplice suonare a quella velocità con le pennate alternate o con le pennate in giù provate a notare tutte le sfumature del suo modo di suonare perché comunque questo rientra nell'esperienza di un bassista che da 50 anni suona nella band in una delle band che hanno fatto la storia del metal quindi non è comunque da tutti se vogliamo parlare magari di pattern un po' diversi dal classico tonic ottavi eccetera possiamo parlare dell'uso che fa o meglio faceva soprattutto sui primi dischi del classico pattern tonic Quinta e ottava, come per esempio abbiamo visto anche su Tyrant. Allora, lui cosa fa? Non sempre solo nell'ordine tonica e quinta ottava, ma a volte, appunto, magari alterna in questo modo: tonica, quinta, tonica, ottava, ottava, quinta, tonica, tonica, quinta, ottava. Quindi questi sono un po' degli elementi caratterizzanti del suo modo di intendere alcune linee di basso sempre a plettro e che rendono appunto magari la cosa un pochino più frizzante. Parliamo della strumentazione, allora in termini di basso sappiamo che è Endorse Spector, c'è cioè proprio il suo signature. Spector ha cominciato a usarlo se non sbaglio dalla fine degli anni 80, i dischi precedenti sono stati realizzati spesso con Fender, si trovano anche delle foto in rete di credo metà anni 80 in cui in braccia bassi Hammer, quindi questi sono, diciamo, i primi suoi bassi, ma da un certo punto in poi, per sua stessa missione. Anche qua si trovano delle interviste interessanti in cui ne parla, usa esclusivamente Spector. Dal punto di vista dell'amplificazione, sappiamo che eh, lo si vede spesso su palchi con eh, casse e testate SWR, ha alternato diversi modelli alternato anche diverse marche ma appunto svr quello con cui la si vede nella sta maggioranza dei casi delle situazioni bene direi che tutto non è molto lo so oggi voleva essere giusto più che altro un tributo ai judas priest per l'occasione di Anil, questo è quello che mi sento di dirvi. Fatemi sapere nei commenti come la pensate, come lo vedete, se vi piace come bassista, se lo ritenete comunque uno dei top bassisti del rock, hard rock e metal, se preferite altri tipi di bassisti, se credete che ci siano altri bassisti che con poco, diciamo, hanno ottenuto molto nel panorama, appunto, del rock e del metal. Per il resto non mi resta che aggiornarvi al prossimo video, al prossimo bassista rock. Ma non prima di ricordarvi le solite cose, uno se non l'avete ancora fatto andate a scoprire il mio nuovo videocorso interamente dedicato al basso rock, lo trovate sul mio sito, ve lo linko qui da qualche parte, questa che vedete in sovrimpressione è la copertina sempre sul sito potete trovare ovviamente anche tutti gli altri corsi che ho realizzato, ne stanno per uscire di nuovi ne usciranno altri tre entro la fine dell'anno, come sempre dico potete venire a trovarmi anche sugli altri social su facebook, su instagram, su tiktok potete dal sito iscrivervi alla mia newsletter per restare sempre aggiornati su tutte le novità. E anche per oggi è tutto, vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao ciao.